Buonasera a tutti, sono davvero molto felice grazie. Il fatto che mi capita di girare in tante parti dell'Italia, di incontrare tante persone, questo ovviamente mi riempie il cuore, è sempre molto bello e arricchente incontrare persone, situazioni, ma tornare a casa ha tutto un altro sapore. Ringrazio di cuore il sindaco per le sue parole. Io ho detto che in questi giorni tutta la gente che incontro mi dice: tu sei di Mesagne? Sì, ma a Mesagne il sindaco ha vinto col 95%. Dico sì, noi ce l'abbiamo noi questo sindaco, ecco. E dico grazie perché proprio prima di iniziare questo nostro incontro siamo saliti a visitare questa mostra nel nostro castello, che credo che sia il sintomo più evidente di qualcosa che sta accadendo da diversi anni. E cioè, io penso che il buio, il nero, le situazioni negative non scompaiono da un momento all'altro. Guardate, se voi prendete un coltello e vi tagliate una mano, ci mettete un istante a tagliarvi la mano. La guarigione di una ferita invece è molto lenta, non è veloce come ferirsi. La guarigione è qualcosa che avviene un po' alla volta. E avviene anche con molta fiducia e molta ostinazione. La cosa bella di questa nostra Mesagne in questi ultimi anni è quella che io la vedo attraversata da molta fiducia e da molta ostinazione. Proprio per questo la vedo in una guarigione che fa bene non solo a noi che siamo mesagnesi, ma a tutte le persone che ormai vengono nella nostra Mesagne per respirare, per passare del tempo, per vivere l'amicizia, per mangiare qualcosa, per visitare, per pensare un momento bello della loro vita, vengono nella nostra Mesagne. E credo che questo sia un riscatto straordinario, al di là delle ricadute, diciamo così, culturali, economiche. Penso che sia bello che qualcuno pensi a noi come qualcosa di bello e che venga nella nostra città respirando tutta quella bellezza che poi credo possa favorire quella guarigione che non soltanto il nostro territorio ne aveva e ne ha bisogno, ma quella guarigione di cui tutti noi abbiamo bisogno, perché il nero certe volte ce lo portiamo dentro anche noi, il buio, situazioni difficili le abbiamo vissute anche noi. Ecco, vedere che intorno invece c'è una fabbrica di bellezza, di luce, di cultura, di riscatto, di pace, di cultura di pace. Noi siamo una terra che è stata sempre ponte con l'Oriente, una terra che ha dimostrato che sa accogliere. Bene, noi dobbiamo testimoniarlo esattamente come queste pietre, questo territorio e tutto questo abbraccio di cui ormai noi siamo diventati un po' i testimoni. Il centro storico dell'Aquila, voi sapete, si è usato anche questo come un brand importante, no? Alla forma di un cuore. Però un cuore può essere un cuore morto o un cuore pulsante. E qui io invece vedo che il cuore pulsa e quindi fa circolare tanta vita. E questa sera trovarci in questo momento credo che sia un palpito di questo cuore che pulsa della nostra Mesagne. Quindi grazie a Cosimo che mi rincorre perché mi vuole molto bene e tante volte mi propone diverse cose e appena possibile io cerco di dirgli di sì, ma ne sono tanto contento anche perché il suo lavoro di giornalista mi tiene in contatto con la mia Mesagne. Quando io voglio sapere che cosa accade qui, devo guardare le sue pagine social, devo guardare il suo lavoro e allora mi sento un po' a casa. Quindi grazie di cuore anche per tutto il lavoro prezioso che tu fai per tutti noi, anche per chi non è qui. Un applauso per Cosimo, davvero. Veniamo al libro. Allora, io quasi mai accetto ormai le presentazioni dei libri, semplicemente perché non ne ho più fisicamente il tempo. Quindi, molto spesso i miei libri accompagnano magari la riflessione di alcune persone, ma cerco sempre di prediligere degli incontri di riflessione su qualche tema in particolare, dove al margine chi vuole poi può approfondire leggendo un testo, non soltanto il mio, ma di persone che magari proprio su quell'argomento che si è approfondito possano dire una parola un po' più autorevole. Ma voglio raccontarvi due cose prima di rispondere alla domanda di Cosimo. Perché è nato questo libro?
In realtà questo libro nasce per amicizia. Luciano Regolo attualmente è il direttore di Famiglia Cristiana. È uno straordinario giornalista, preparatissimo. Lavorare con lui per me è stato qualcosa che mi ha insegnato molto. Luciano è una persona molto precisa, molto metodica, molto informata. Tutte le pagine d'archivio che troverete all'interno del libro, le citazioni degli epistolari, dei diari di queste tre figure, molto di questo lavoro è frutto di Luciano, è proprio della sua competenza. Quindi io ho soltanto da imparare da un gigante come Luciano Regolo. Ma entrambi siamo cristiani, entrambi abbiamo una passione per la divulgazione e ci siamo detti perché non facciamo un testo in cui cerchiamo di raccontare, cioè meglio di raccontare nuovamente tre figure che sono tre figure famose nell'immaginario collettivo della gente, ma che sono tre figure molto spesso fraintese, nel senso che di queste figure, vi cito il nostro Padre Pio perché si trova in Puglia, ma Natuzza Evolo che è una mistica calabrese, Madre Speranza, che è una santa di origine spagnola che però ha vissuto in Italia, ha fondato anche il santuario di Colle Valenza dell'amore misericordioso. Queste tre figure, ormai tre figure riconosciute anche dalla Chiesa, Padre Pio è santo, Madre Speranza è beata, Natuzza Evolo c'è proprio in questi mesi il processo, la chiusura del processo di beatificazione di questa donna. Molto spesso noi siamo innamorati o siamo degli ammiratori di queste tre figure, semplicemente per le cose straordinarie della loro vita, le stimmate, le loro visioni, la loro esperienza mistica. Ma questo può anche molto distrarci, perché quando tu vedi qualcosa di eccezionale in una persona, il massimo che puoi fare è ammirarla, questa persona. Ma il ruolo dei santi non è quello di creare distanza, ma bensì quello di produrre ispirazione, cioè di far venire desiderio nelle persone di vivere diversamente la propria vita. E di vivere diversamente le cose della propria vita, cioè ripensare da capo la propria normalità. Noi abbiamo biografie che ci raccontano l'eccezionalità di queste tre figure, ma noi abbiamo voluto raccontare queste persone mentre dicevamo tutta la loro eccezionalità, parlare anche della loro normalità, avvicinarli a noi, tradurli in qualche maniera, cioè renderli comprensibili, non semplicemente oggetti da nicchia. Abbiamo fatto una nicchia, l'abbiamo messi dentro e ci accendiamo una candela davanti, ma qualcosa che possa parlare alla nostra vita, che possa farli scendere in mezzo a noi e dirci qualcosa di utile. E quindi questa è stata l'intenzione di fondo per cui noi abbiamo pensato di mettere insieme queste tre figure che hanno segnato così tanto la storia italiana recente. La seconda cosa è una condivisione molto personale. Eravamo nell'agosto del 2009, voi sapete che il 2009 è anche l'anno del terremoto all'Aquila. Il 6 aprile c'era stata quella scossa che aveva devastato la città dell'Aquila, dove io esercito il mio sacerdozio. Abbiamo vissuto questa tragedia immane. Nei mesi successivi io non mi ero spostato per niente dall'Aquila, ero rimasto fisso lì nel territorio. Non c'era occasione di potersi spostare, diciamo, l'emergenza non permetteva nessun movimento. Ma nell'estate, ad agosto, in qualche giorno di vacanza in cui io ero qui a casa, mi raggiunge la telefonata di allora era un semplice sacerdote, era Don Giovanni d'Ercole. Qualche mese dopo sarebbe stato nominato vescovo all'Aquila come ausiliare, vescovo ausiliare. Mi chiamò e mi disse: "Guarda, io sto andando in Calabria, a trovare Natuzza Evolo, era viva Natuzza Evolo." Dice: "Ti piacerebbe venire anche tu?" Ero con un altro amico sacerdote, ci siamo messi in macchina, abbiamo fatto tutto questo viaggio per arrivare fino all'Asila, dove Natuzza era in estate. Lei viveva a Paravati, ma in estate si spostava nell'Asila perché era più fresco, diciamo così. Ma ci aveva già avvisato, Don Giovanni d'Ercole, che ormai le condizioni fisiche di Natuzza, la sua età e, diciamo così, la malattia galoppante, che poi avrebbe condotto alla morte, non le permetteva di avere, diciamo così, colloqui o rapporti personali con lei. Quindi ci saremmo accontentati semplicemente di andare in casa, di salutarla, soprattutto perché era un giorno particolare, credo che fosse il 24 agosto ed era il giorno del suo 85° compleanno.
Allora, vi racconto questo perché è qualcosa che mi porto nel mio cuore come qualcosa di molto bello, di molto prezioso. Quando siamo entrati lì a casa di Natuzza, è avvenuto un piccolo miracolo, ve lo spiego. Lei che passava il tempo allettata e incapace di poter parlare con le persone, l'abbiamo trovata invece in ottime condizioni, cioè in buone condizioni, mettiamola così. Era seduta su una poltrona ed era abbastanza lucida, abbastanza serena, abbastanza vigile anche. E quindi si è creata la situazione in cui noi potevamo parlare con questa donna e io sono rimasto completamente soggiogato dall'umiltà straordinaria di questa donna. Credetemi, io non so descrivervi l'umiltà se non il fatto che la mia memoria torna a questa persona, alla delicatezza, alla tenerezza del suo sguardo, alla dolcezza delle sue parole. Non parlava nemmeno l'italiano, parlava il dialetto calabrese, no? Faceva fatica a parlare in italiano. Eppure, in quei minuti in cui siamo stati insieme, ho potuto toccare tutta la bontà, tutta l'intensità. Era impossibile non innamorarsi di questa donna. Ho capito perché tutti i fedeli la chiamavano Mamma Natuzza. Aveva qualcosa di materno che sprigionava da se stessa, senza nessuna fatica. Una donna di un'umiltà totale che amava definire se stessa un verme di terra. Diceva: "Io sono soltanto un verme di terra." Non era una persona che ha cercato il palcoscenico, le vetrine, le telecamere, una donna che purtroppo, secondo lei, si è trovata agli onori delle cronache, diventare famosissima, famosa anche in tutto il mondo per i doni straordinari che il Signore le aveva fatto. Ma lì, in quel momento, io non ho toccato i doni di questa donna, ho toccato l'umanità di questa donna. Una donna così io non l'avevo mai incontrata dentro la mia vita. E la sua accoglienza, la sua tenerezza sono rimasti indelebili dentro di me. Quando io penso a che persona vorrei essere, mi viene sempre in mente questa donna. Forse perché è sicuro che almeno è la prima volta che posso dire in maniera ufficiale di aver incontrato un santo dentro la mia vita. Ho incontrato questa donna e davvero ho incontrato questa santa. E voi pensate che come ho messo piede in quella stanza e mi sono avvicinato a lei, lei ha alzato subito lo sguardo. Mi ha guardato e mi ha detto: "Devi dire ai genitori di Filippo di non disperarsi, perché Filippo sta bene, Filippo è salvo." Io non avevo detto niente, ero entrato là dentro e questa persona mi ha accolto con queste parole. Chi era Filippo? Filippo era un mio studente del liceo classico di 16 anni, che la notte del terremoto è morto. I genitori in una totale disperazione, giustamente, per la morte di questo figlio. Questa donna, senza sapere niente, e io non avevo nemmeno proferito parola, la prima cosa che ha voluto dirmi è stata questa: di ai genitori di Filippo che Filippo sta bene, che ritrovino di nuovo la pace. Ovviamente, quando io sono tornato a casa, la prima cosa che ho fatto è ho cercato questa famiglia e ho raccontato a questa famiglia quello che era accaduto. Però, vedete, forse è stato uno di quei segni straordinari che io ho potuto toccare con mano, ma ve lo ripeto, c'è qualcosa che vale di più anche di questi doni speciali che lei aveva e che dopo magari ne parleremo per qualche istante. Era l'umanità di questa donna. Quel giorno ho avuto la grazia di poter celebrare in casa e ho celebrato l'ultima messa per Natuzza, l'ultima messa del suo compleanno. Poi sarebbe morta il 1° novembre di quell'anno, quindi siamo ad agosto e lei muore il giorno di tutti i santi del 2009. Quindi erano le ultime settimane di vita, gli ultimi mesi di vita di Natuzza che ho potuto incrociare in questo modo. Ho avuto un lungo colloquio anche personale, che permettetemi di conservarlo come un colloquio personale tra me e lei, che mi ha molto riempito il cuore di luce, che mi ha molto rassicurato, che mi ha molto edificato. E vedete, questo mi permette di dire una cosa molto importante. Perché abbiamo scelto Natuzza? Non soltanto perché io avevo avuto questa esperienza, e Luciano invece ha frequentato Natuzza per moltissimi anni. Lui è il biografo ufficiale di Natuzza. La sua biografia di Natuzza Evolo, edita anche quella da Mondadori,
ha venduto migliaia e migliaia di copie ed è davvero uno dei libri più belli che io abbia mai letto. Perché abbiamo scelto Natuzza? E perché abbiamo scelto Padre Pio? Perché abbiamo scelto Madre Speranza? Non erano gli unici. Perché proprio queste tre persone? Ecco, cerco di spiegarvelo in questo modo. Io penso che tutti noi abbiamo bisogno di rispondere a questa domanda. Che cosa c'è dopo questa vita? Tutto inizia e finisce qui. Vedete, al di là della fede che tutti noi abbiamo o che non abbiamo, dentro di noi c'è un grande desiderio che ci interroga in questo modo e ci dice: ma se tutto inizia e finisce qui, che senso hanno le cose che facciamo? Che profondità hanno le scelte che facciamo? Se tutta la nostra vita è semplicemente un vivere 10, 20, 30, 50, massimo 100 anni, e poi che cosa ne sarà di noi? Che cosa ne sarà di ciò che abbiamo amato, di ciò che abbiamo desiderato, della nostra felicità, di quello che abbiamo seminato? Possiamo vivere soltanto nel ricordo di qualcuno? Diventiamo semplicemente cenere, polvere? È proprio lì il nostro destino? Allora, anche per chi ha fede, vedete, c'è sempre una grande domanda su che cosa c'è dopo, che cos'è la vita eterna, che cosa ci aspetta quando finiremo questo viaggio della nostra vita. Natuzza ha passato la maggior parte della sua vita a testimoniare l'esistenza di un altro mondo, che non è semplicemente il nostro, che non è semplicemente questa nostra dimensione. Ha passato il tempo a ricollegare i fili di comunione, di amore, tra noi vivi e quelli che sono i nostri fratelli defunti. E questa cosa può sembrare molto medievale, molto retrograde, no? Qualcosa che magari gioca sull'ignoranza della gente, ma io vi posso assicurare che questa donna non ha mai marciato sul dolore altrui, non si è servita della fragilità o delle ferite delle persone per poter, non lo so, arricchirsi oppure crearsi una fama, ma semplicemente per dire a ciascuno di noi una cosa molto semplice. Tutto ciò che ami non va mai perduto. Questo ci sta dicendo. Finiranno le nostre case, crolleranno i nostri castelli, non ci saranno le nostre macchine, non ci porteremo niente delle cose di questo mondo, nemmeno i nostri titoli, i nostri vestiti, tutte le cose per cui molto spesso ci affanniamo. Ma tutto quello che amiamo è salvo. Questo ci ha testimoniato questa donna. Allora ci piaceva raccontarla, riportarla davanti agli occhi di tutti, ridire l'umanità di questa donna per senso di gratitudine, per dire a ciascuno di noi: ma ci pensiamo mai che noi abbiamo una sola vita? E che cosa ne sarà di noi quando finirà il viaggio di questa vita? Per ricollegarci con la guerra, ma che senso ha mandare un giovane a morire a 20 anni per una guerra? Che senso ha morire in quel modo? Che senso ha molto spesso portare avanti delle logiche di violenza, ma anche in casa nostra, delle logiche che sono logiche che ci rovinano la vita, che molto spesso ci spingono a fare anche dei gesti assurdi. Le cronache di questi giorni ci fanno leggere di suicidi, anche di persone che hanno delle responsabilità, persone che noi consideriamo grandi, persone che guidano la nostra società. Ma che cos'è che porta una persona a disperarsi in questo modo? Capite che noi viviamo o tormentati dall'idea della morte, oppure rimuovendo l'idea della morte. Ma c'è un modo attraverso il quale noi possiamo riconciliarci con l'idea della morte? C'è un modo sano invece di parlare della morte? Allora, io credo che quando una persona legge la vita di Natuzza, il ministero di Natuzza, l'apostolato di questa donna, è come se venisse messo davanti alla possibilità di potersi riconciliare con la morte e di lasciare che la morte faccia qualcosa di molto positivo. Se tu ti ricordi che morirai, diventi molto concreto, metti i piedi per terra, ti ridimensioni, cerchi di non vivere di chiacchiere. Se tu sai che tutto quello che stai amando non andrà perduto, tu non smetti di amare. Impari semplicemente ad amare diversamente anche quelle persone che ci hanno sorpassato, che non sono più qui accanto a noi. Io lo so, qui in mezzo a voi ci sono persone che i figli li hanno persi veramente e che le persone che amiamo a volte ci hanno lasciato, non sono più accanto a noi. È lì che noi tocchiamo l'esperienza della morte, è lì che ci sentiamo trafitti da questo grande tema. Che
ne sarà di noi quando tutto finirà? E che cosa pensiamo noi della morte? Allora, vedete, non si tratta di credenze, o non si tratta semplicemente di alimentare chissà quali speranze nel cuore delle persone, si tratta semplicemente di tornare a parlare di cose che sono tabù ormai. Noi abbiamo il tabù della morte. Come lo è stata Natuzza, ma Madre Speranza ha passato tutta la sua vita anche lei con dei doni mistici particolari, aveva gli stimmati anche lei, delle particolari visioni che lo hanno accompagnato per tutta la sua vita e l'hanno ispirata a creare un'opera, il Santuario dell'Amore Misericordioso. Che cos'è l'esperienza dell'amore misericordioso? Vedete, stiamo toccando tre ambiti che secondo me sono tre ambiti importanti della vita. Noi non siamo fatti solo per qui. C'è anche un'altra vita, la Tuzza. Noi abbiamo bisogno sempre di un'altra possibilità. Terza cosa, per vivere abbiamo bisogno di sentirci molto amati. Madre Speranza ha passato tutta la sua vita dicendo alla gente: tu sei amato, tu sei molto amato. Il Signore è salito in croce perché tu possa sentirti amato fino in fondo. E amici, quando una persona si sente amata, fa miracoli. Quando una persona si sente amata, cambia la propria vita. Guardate che cosa è successo alla nostra Mesagna. Finché abbiamo giudicato questa città era rimasta uguale. Quando abbiamo cominciato ad amare questa città è cambiata. La rivoluzione nasce dall'amore. Allora questa donna ha passato tutta la sua vita dicendo alla gente: siete immersi nell'amore, non sentitevi addosso il giudizio. Dio è venuto nel mondo affinché ciascuno di voi possa sentirsi amato. Questa è la rivoluzione che ha portato questa donna. Allora, rispondendo a Cosimo, perché queste tre persone? Perché io credo che abbiamo toccato tre punti decisivi nella vita di ciascuno di noi. Non siamo fatti solo per qui, abbiamo bisogno di un'altra possibilità e tutti noi abbiamo bisogno di sentirci amati sempre, soprattutto quando sperimentiamo di più la nostra povertà e la nostra miseria. L'altra parte del libro che mi ha colpito particolarmente è stata questa continua lotta di questi tre mistici che fanno con i bambini. È una, diciamo, delle parti che più mi ha creato sofferenza, no? A leggere che cosa accadeva a Padre Pio, che cosa accadeva a Natuzza quando lottava con il diavolo. Tu a pagina 34 però scrivi il messaggio che si trae dalla vita dei santi rispetto alla lotta contro Satana, e quindi che l'essere in mondo esiste e come, lo ripeto, ma non bisogna averne paura. Poiché affidarsi a Dio significa anche non dubitare che il bene, il suo bene, l'infinità misericordiosa possano prevalere. Per quale motivo li ha provati così? Innanzitutto, quando noi pensiamo al male, lo pensiamo sempre in maniera molto teatrale, perché il male in sé non ha nessuna forza, nessuna potenza. La sua potenza è la potenza della seduzione. Però, anche qua, permettetemi di allargare un attimo la questione. Il fatto che esiste il male testimonia una cosa molto semplice, cioè che noi siamo liberi. Se noi non avessimo un'alternativa al bene, non saremmo liberi. Noi siamo esseri liberi perché possiamo scegliere tra il bene e il male. Ora, il male, per poter tirare dalla sua parte, deve usare tutte le sue strategie, quindi seduce. Quindi ricordatevi che la prima cosa del male non è mai presentarsi come male, si presenta come un bene che seduce. Allora, molto spesso noi ce ne andiamo fuori rotta perché nella nostra testa pensiamo di stare a fare un affare, no? Poi ce ne accorgiamo invece che non abbiamo fatto un affare, quando ormai il male ci ha tolto tutto, ci ha distrutti, ci ha rovinato una famiglia, ad esempio, ci ha messi in una situazione difficile con noi stessi, ci ha prostrati, ce ne accorgiamo dai frutti che era lui, ma inizialmente noi pensavamo che era un bene. Ora, non dobbiamo mai pensare al male così come ce lo vendono i film dell'orrore. Il male non è mai così. Quando è così, è facilmente riconoscibile. Chi di noi, davanti al male, che si presenta e dice: salve, sono il male, chi di noi dice: ok, ti seguo? Nessuno farebbe questa cosa. Però, ecco, la domanda è molto giusta. Perché
perché in alcuni mistici, in alcune figure di santi, il male si è scagliato in quel modo? Ma è molto semplice. Perché vedete, il fatto che queste persone facevano del bene, inevitabilmente questo dava fastidio al male. E quindi il male, si scagliava in maniera violenta contro di loro. E a volte gli faceva molto male, ma non abbastanza, perché a un certo punto Dio interviene sempre e dice: ok, basta, tu puoi arrivare fino a questo punto, poi basta. Ma non per sviare il discorso dai tre mistici, ma lo voglio portare qui in mezzo a voi. Se una persona sceglie di fare del bene, deve essere anche disposta a pagare per il bene che fa. Se tu scegli di avere una vita furba, va meglio. Ma se tu scegli di avere una vita onesta, devi essere disposta a pagare per la tua vita onesta. Amici, la mafia va avanti con una logica diabolica, promette cose e ti chiede di rinunciare alla tua onestà per fare affari. Ma quando tu decidi di dire di no, non è che la mafia rimane con le braccia conserte. Non sopporta gli onesti. Li deve mettere in minoranza gli onesti. Allora, che cos'è la mafia? È una manifestazione del demonio. Certo, il male non può fare nulla da solo, ma quando si allea con la libertà di qualcuno può fare molto male il male. Allora, si tratta di scoprire questa cosa. Non se esiste o meno il male, perché il male esiste, ma che cosa abbiamo scelto noi? Che cosa stiamo scegliendo noi? E quindi si tratta di dire: che cosa scelgo io ogni giorno, anche nelle piccole cose? Gesù nel Vangelo dice: chi è fedele nel poco è fedele nel molto, e chi non è fedele nel poco non gli sarà affidato il molto, perché non può reggerlo tutto questo. Allora, quando noi vediamo l'esperienza di questi santi che hanno lottato anche fisicamente con il male, non dovete dire: ah, meno male che io non ho quel grado di santità, così a me il demonio non viene in quel modo, non mi picchia come succedeva, non lo so, a Natuzza, come succedeva a Padre Pio. Ma pensate che il male ci lascia in pace. Guardate che non ci affronta di notte per riempirci di botte, ma ci riempie di pensieri sbagliati, di emozioni contrastanti. Molto spesso ci mette davanti a delle situazioni che deviano la nostra vita, che la fanno uscire fuori strada. È il male questo. Noi dobbiamo avere capacità di riconoscerlo e di dire no. Questa è la grande differenza. Ma, attenzione, diceva Baudelaire che uno dei più grandi inganni del male è convincerci che lui non esiste. Se ci convince che lui non esiste, lui agisce indisturbato. Allora, a noi ci piaceva parlare del rapporto con il male, non per fomentare chissà quale paura nelle persone, ma per ricordare alle persone che il male c'è, esiste e si mescola con la nostra normalità, con la nostra quotidianità. Le nostre scelte di bene quotidiane tengono sotto controllo il male, ma è vero anche il contrario, che le nostre scelte di male molto spesso spalancano la porta al buio e il buio comincia a diventare man mano sempre più grande, fino a diventare la tragedia delle guerre, la tragedia di un atto vandalico, di un omicidio, di un'organizzazione criminale. Metteteci tutto quello che volete, queste sono le conseguenze di singole persone che non hanno scelto di dire di no al male. Allora, io voglio cambiare il mondo, sì, io voglio mettere il male in minoranza, sì, devo imparare a resistere. Devo imparare a saper dire di no al male. Anche qua, una bella domanda. Che cosa siamo disposti a perdere pur di accettare le logiche del bene? Guardate, la nostra società ha prodotto martiri in questo senso. Uomini e donne che hanno dato la vita pur di non scendere a patti con il male. Quando noi ormai ci riempiamo la bocca del giudice Falcone o Borsellino, oggi li osanniamo, gli dedichiamo le scuole, le piazze, le strade. Quando queste persone erano vive, non immaginate che avevano gli applausi delle persone. Eppure non hanno fatto un passo indietro, hanno continuato a dire no, no, no. Pensate che sia meno male il loro male rispetto a quello di Padre Pio, di Natuzza o di Madre Speranza. È lo stesso male, lo stesso. Sei un padre,
il male ti raggiungerà nella tua paternità, sei sposato, ti raggiungerà nel tuo matrimonio, sei un politico, ti raggiungerà nella tua politica, sei un ingegnere, ti raggiungerà nel tuo essere ingegnere, sei un prete, ti raggiungerà nel tuo essere prete. Non ha paura dei contesti, non è che attacca qualcuno e qualcun altro no. Allora si tratta di dire, noi abbiamo consapevolezza che il male esiste, abbiamo consapevolezza che siamo liberi e da quale parte ci siamo messi? Allora, di sicuro Padre Pio, Natuzza e Madre Speranza avevano scelto la parte giusta e proprio per questo hanno pagato in prima persona. L'ultima riflessione che vediamo e poi ti salutiamo, ti ringraziamo. Alle esperienze del pensiero dei mistici contemporanei di cui hai scritto insieme al giornalista Luciano Regolo in questo libro, sono in linea con quelle dei santi dei secoli passati, Caterina da Siena, Francesco d'Assisi, Teresa d'Avila? Sì, con la grande differenza, lo sapete qual è? Quando noi pensiamo ai santi del passato, subito ci viene in aiuto che cosa? Cioè, se io vi cito Sant'Antonio, vi viene in mente il nostro Sant'Antonio, no? Allora uno va lì, vede la statua, vede la chiesa, vede il quadro, non gli fa nulla, però ci fa impressione quando i santi contemporanei invece, noi abbiamo le foto di queste persone, abbiamo i video, abbiamo le persone che li hanno conosciuti, che li hanno toccati. E cioè, finché c'è una grande distanza, noi viviamo beatamente. Quando invece la distanza diminuisce, allora questa cosa ci mette un po' a disagio. Sapete perché ci mette a disagio? Perché i santi sono in mezzo a noi, ma noi non lo sappiamo. Quante persone, io posso dire, quante persone sante ho incontrato dentro la mia vita, ma magari non le vedremo mai su un altare, nessuna chiesa sarà dedicata a loro, ma erano santi per come hanno vissuto, per come hanno amato, per come si sono sacrificati, per il miracolo della loro vita. Allora, la cosa che colpisce è che quando tu prendi queste tre persone che sono molto vicine nel tempo a noi, vedi cose che normalmente noi celebriamo in grandi santi del passato. Se io vi dico che Caterina da Siena, che era una ragazza senese appunto, ignorante, questa ragazza quando comincia il suo cammino di conversione di vita religiosa si inventa una modalità di vita religiosa fino al punto in cui non soltanto si impone nella società del tempo, siamo nel Medioevo, e questa donna convince il Papa a tornare da Avignone a Roma. Caterina, una donna, sì. Quando arrivavano le lettere di Caterina al Papa, succedeva la fine del mondo, perché non aveva beni sulla lingua, perché chiamava le cose per nome, perché denunciava, perché accendeva una luce sul buio anche all'interno della Chiesa. Ma quelle donne del passato che hanno così cambiato la storia, altro che un ruolo marginale della Chiesa. Guardate che se noi nel 1500, nel pieno di quelle che possiamo chiamare la persecuzione o magari così questo irrigidirsi della Santa Inquisizione, nel pieno dell'Inquisizione, abbiamo una donna straordinaria come Teresa d'Avila che non soltanto riesce ad attraversare questo periodo difficilissimo dell'Inquisizione rigida, ma che cambia la Chiesa. Una donna nel 1500 ha cambiato il corso della Chiesa, Teresa d'Avila. Allora, vi sto citando queste persone per dirvi che non è una cosa che è successo nel passato, che qualcuno su cui non ci avresti scommesso nulla, invece poi ha cambiato tutto. È successo anche ai tempi nostri. Un sconosciuto frate cappuccino nato a Pietrelcina, senza grandi studi. Avete mai sentito le prediche di Padre Pio? Non si offenda Padre Pio, ma non sapeva predicare. Quando tu senti i suoi pensieri devozionali, non era il suo carisma quello della parola, della predicazione. Non aveva fatto grandi studi, non aveva scritto nessun libro, non aveva fatto niente di tutto questo. Quest'uomo debole, fragile, frate, ferito tra l'altro dalle ferite di Nostro Signore, capite come ha cambiato la Chiesa. Una donna ignorante, calabrese, vissuta dagli anni 30 in poi, come
potuta diventare un polo di attrazione per tutto il mondo. I cinacoli di preghiera di Madre Natuzza sono diffusi ovunque. Come ha potuto una donna fare tutto questo? Come una sconosciuta religiosa spagnola come Madre Speranza ha costruito quel santuario immenso con tutte le opere che sono annesse e connesse a quel santuario? Come è possibile? Allora, i doni mistici, la fortezza d'animo, ma soprattutto l'umiltà. Queste persone, sapete perché sono umili? Perché non si fidavano di se stessi, si fidavano di Dio. E se tu ti fidi di Dio, puoi tutto. Puoi tutto. Allora, tu vedi queste persone e dici, umanamente io non ci scommetterei un euro. Ma queste persone si fidavano di Dio e hanno fatto rivoluzione nella loro vita. Allora, questo è per dirvi, non viviamo solo nell'ammirazione dei grandi personaggi che molto tempo fa hanno fatto grandi cose nel mondo. No, no. Anche qui, nella nostra storia, ci sono persone che hanno fatto grandi cose. Anche qui, questa sera, in mezzo a voi, sicuramente c'è qualcuno che può fare la differenza. Sarebbe bello se qualcuno prendesse sul serio questo invito, guardando queste tre persone, e domandasse il miracolo della loro vita. Che cosa hanno fatto? Si sono fidati di Dio. Per questo hanno cambiato il corso della storia. Grazie.